Bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale First Up to Vape. Siamo ancora qui da Take Vape per fare la recensione di questi Godzilla Jice by Fucking Flava, dei liquidi malesiani che tutto sommato sono appena arrivati, non li conosco ancora, dicono che facciano abbastanza schifo. Io ho già il mio recurve appena appena adesso rigenerato, proviamo a vedere se effettivamente fanno schifo o se a me dicono qualcosa. Questo qua è il numero 1, The Jackass. Qui abbiamo il The Sugs, sarà del sugo, assolutamente. Il The Sugs sarà del sugo. Poi qui abbiamo il The Green Tea, il numero 3. E qui abbiamo il The Rose, che è un numero 4. Quindi andiamo a provarci subito in ordine questi nostri liquidi. Intanto io metto i liquidi qui, anzi li mettiamo così, e andiamo dal numero 1 fino al numero 4. Snasiamo questo Godzilla Jice The Jackass. È veramente tanto 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 fruttato. Secondo me c'è anche tanto tanto fresco. Speriamo che non sembri piscio. Schifo! È gelato, è congelato, ragazzi, è congelato. No, devo provarlo di nuovo perché non riesco a capire. Sul serio, non riesco a capire di cosa sa. Secondo me sa di cedro. Della cedrata fatta molto male. Fa schifo. Proviamo il numero 2, il The Sugs, ragazzi. Andiamo a provare questo The Sugs. Già il colore mi dice frutti rossi, secondo me. Spero di no, eh. Madonna, brutti ricordi. Brutti ricordi, Red Aster. Oddio, spero di no. Dai, questo è accettabile, buono, buonino. Questo, sapete, è buono, questo è buono. È congelato e non è assolutamente periodo, però è buono, proprio buono questo. Questo mi piace. Non saprei definire che cosa sia, ma credo siano tanti frutti rossi e secondo me effettivamente è buono questo qua, tanto buono. Questo è buono. Votazione 8. Questo qua 8. Quello che ho buttato per terra, votazione 2 o 1. 1, 1. Votazione 1. Sembrava zampirone quello. Questo è buono. Quindi questo si prende il suo bell'otto. Passiamo al numero 3, ragazzi, che è il The Green Tea. Sarà tè verde. Però non ne sono sicuro, se è tè verde. Guardo lui perché voglio sapere. È tè verde? Cioè, The Green Tea è tè verde? No. Sembra un profumino per ambienti. Vediamo se effettivamente sa di tè verde o se fa schifo. Ma che gusti di merda hanno in Malesia? Però è accettabile, eh? Dopo un po' diventa accettabile. Eh sì, rimane il dolce alla fine, è buono alla fine. Inizialmente dà una botta di erba, tipo erba non intesa come canapa, ma erba intesa proprio come erba del giardino.
Però poi rimane quello zucchero finale, proprio come nel tè, ed è buono, alla fine è buono. È l'inizio il problema. Voto, io do un 5 per essere onesto. Lo lascio qua e non lo lancio perché comunque il finale è buono. Partiamo subito con il De Rosé da Frisun, probabilmente numero 4 di questa serie. Proviamolo e vediamo di che cosa sa effettivamente. Effettivamente. Ah! Madonna! È orribile! Ragazzi, avete presente i profumini per ambienti quando entrate da casa o quei negozi lì? Ma, orribile! Ah! Ah! Ho paura ad usarlo. Allora, forse alla lunga è buono. Così, a primo impatto, sembra un profumino per ambienti. Questa serie, secondo me, se la mettessero all'interno dei profumini per ambienti, sarebbe fantastica. Così da svapare è orribile. Non è insufficiente il voto. Secondo me è appena sufficiente, però sa troppo di rose, sa di acqua di rose. Poi ragazzi, sono mie personali opinioni, io non so di quello che sanno, ripeto, non ho un ricettario, non so niente. Questo secondo me sa di acqua di rose, secondo me. Ok, dopo aver provato tutti questi quattro liquidi posso dire effettivamente che due di questi meritano e questi due forse no, sono gusti. Allora, questi due si sono presi un buonissimo 8 questo e io gli ho dato un 6, un 6 meno, c'è molto da migliorare su questo, però non è male. Questi qua invece, votazione 1, cioè veramente questo qua era da prendere e buttarlo nel cestino così, mentre questo, dai, era buonino, però comunque insufficiente per i miei gusti. Per quanto riguarda il discorso di provarli, secondo me ragazzi, possono essere provati, non costano tanto secondo me, quindi secondo me possono essere provati, almeno tanto da dire sì, meritano, no, fanno schifo. Sono gusti, sono liquidi estremamente estivi per quando fuori ci sono 56 gradi all'ombra, quindi secondo me questi qua effettivamente meritano molto d'estate, magari li riusciamo ad apprezzare un pochino di più. Adesso come adesso devo dare l'insufficienza a due di questi e sufficiente a questi due, anzi vi dirò, mi ridrippo questo e vi saluto con questo perché veramente mi è piaciuto tanto 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 tanto. Questo mi piace tanto. Ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. Intanto vi invito anche ad andare sulla pagina Facebook di Take Vape che ci ha offerto questi liquidi e se state vedendo il video dalla pagina di Take Vape mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e condividete questo video per farci crescere. Niente ragazzi, grazie mille di tutto, grazie per essere stati qui con noi e ci vedremo anche con chissà quale recensione al prossimo video. Ciao a tutti!